Natale nel grande bosco. Dicembre. La mattina seguente, Borbotto si sveglia presto, come tutte le mattine. Ha lavato i suoi guanti di lana e adesso deve uscire a stenderli. Fa ancora buio fuori, ma la luna sbircia dalla finestra. Borbotto si infila gli scarponi e accende la candela della lanterna. Si ferma accanto alla scatoletta dove ieri aveva messo il bombo a dormire, su un materasso di muschio e con una foglia per coperta. Alza la foglia e lo tocca con un dito. Continua a tastarlo finché il bombo si sveglia. Ma non ti avevo detto di dormire, lo rimbrotta. Se ora sei sveglio mi tocca portarti in giro. Sbadiglia il bombo. Borbotto infila nella lanterna il bombo, che adesso ha una casetta di vetro tutta sua, riscaldata dalla candela. Poi stende i guanti sulla cordicella per il bucato, infine fa un cenno col capo in direzione della stalla. Qui un tempo c'era stella, dice. Una volta mi ha fatto cadere con un colpo di coda. Io che avevo il compito di tenerlo lontano, i tafani. Avevo un bel da fare, credimi. Poi si avvicina al porcile, dove non ci sono più i maiali. E qui stava, grugniva sempre per ricevere una grattatina dietro l'orecchio. Sono proprio contento che se ne sia andato. Infine porta il bombo a vedere il pollaio. Per non parlare dei polli, come starnazzavano! Ogni giorno nascondevano le uova per farmi un dispetto. Rimane a guardare le recinzioni vuote, asciugandosi il naso. Sarebbe anche ora di ringasare, dice al bombo. Era solo per vedere che nessuno avesse cercato di tornare. Rientrano nella cuccia del cane, dove Borbotto ha preso dimora. Ed è la giusta misura per un tonte. Borbotto l'ha arredato con cura. C'è un tavolo e ci sono delle sedie. C'è una porta e ci sono delle finestre. C'è pure la stufa a legna della casa di bambola che apparteneva alla bambina. Fa uscire il bombo e spegne la candela nella lanterna. Al suo posto accende il candelabro dell'avvento. Posso riposare ora? Ronza il bombo. No, ora devo leggere, sbuffa Borbotto. E tu devi stare zitto e ascoltare, così impari qualcosa. Sceglie il suo libro preferito, l'unico che ha. Si chiama Lode alla solitudine e inizia così. Godersi il silenzio in solitudine. Cosa c'è di più bello? A questo punto della lettura si sente un debole ronzio. Proviene dal bombo che si è addormentato. Sta sognando l'estate e russa. Per la barba di Babbo Natale, brontola Borbotto, non si può godere il silenzio in solitudine nemmeno a casa propria. No, domani, ciao. no, babbo.